Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sala accoglienza dei pellegrini, qui per un momento anche di benedizione di tutti i loro oggetti. Raggiungono questo luogo, un luogo che vede anche la presenza di una statua che ricorda il grande legame e amicizia tra Padre Pio e Giovanni Paolo II, perché vogliamo raccontarvi quanto accadeva nel 1912, in questo mese, il mese possiamo dire più tenero, più bello, più affettuoso, a cui era molto legato Padre Pio il mese di maggio, dove scrive una lettera dalla sua Pietrelcina. La malattia lo costringeva a stare a casa, quindi sappiamo che ha trascorso una serie di anni proprio a Pietrelcina. Ma quello che ci preme qui leggere e raccontarvi quanto era affettuoso Padre Pio, anche nell'andare a trascrivere le sue emozioni e le sue gioie. Amatissimo babbo, qui si rivolge a Padre Agostino, sono molto contento di scriverle, però subito entra in quello che sta accadendo anche lì a Pietrelcina. Il demonio, il giorno innanzi che ricevessi la vostra lettera, mi aveva afflitto oltremodo perché gloriavasi di aver vinto lui nel non farci riabbracciare prima del capitolo. Sì, può gloriarsi per questo, ma la sua gloria è stolta. Nel ricevere poi la vostra, la gioia, la speranza di riabbracciarvi sono rinate. Gesù e Maria, ecco il punto dove lui trascrive le sue emozioni, seguitano a farmi da genitori. Oh Padre mio, chi può trascrivervi le consolazioni che mi fa sentire in questo mese la celeste mammina? In questo corpo agghiacciato sento continuamente che vi si racchiude un cuore che mi brucia. Spero di parlarvene a voce al prossimo nostro incontro, se Gesù lo vuole. Mi compatirete se non risposi all'altra vostra e alla circolare, poiché il demonio me lo impedì.